Siamo in compagnia di Noemi Signorile, palleggio del Cuneo, Granda Volley. Noemi, questa mattina a Dogliani, tenuta Laurenzania, e in questo primo assaggio per te con i colori cuneesi, questo primo giorno ufficialmente con Cuneo in questo camp, questo summer camp che è stato comunque presentato, quali sono le tue sensazioni di questo primo giorno? Ma sono sensazioni molto positive, sono arrivata questa mattina, abbiamo già fatto piscina, beach volley, è un bel contesto, le ragazze si stanno divertendo, gli allenatori sono molto bravi, devo dire che è proprio una bella organizzazione, sto vivendo una bella giornata. Anche dalla tua esperienza, anche se comunque sei giovane, quanto è importante che le ragazze e le ragazzine si divertano, che comunque la pallavolo sia un gioco, poi sia proprio didattico anche magari per coltivare quelli che sono i talenti, no? Certo, sì, comunque durante l'estate uno smette di giocare ovviamente, quindi avere la fortuna di poter partecipare a questi camp è comunque una bellissima cosa, anche perché le ragazzine si divertono, giocano a pallavolo, conoscono nuove amiche, è tutto, diciamo, tutto a favore veramente. A distanza di qualche settimana dalla tua, diciamo così, ufficializzazione, io te lo richiedo, che cosa ti ha spinto a venire a Cuneo, Noemi? Ma sicuramente il progetto, perché comunque è un bellissimo progetto, hanno creato una squadra che può dar fastidio a tante squadre che puntano a vincere. Siamo un bel gruppo, perché molte ragazze già le conoscevo, e poi comunque io sono piemontese, rientrare in Italia dopo tre stagioni all'estero, rientrare in Piemonte per me è veramente importante, quindi è stato veramente perfetto. E forse giocare adesso in Piemonte può essere un'ulteriore spinta per te da piemontese? Assolutamente sì, comunque difendo la mia regione, quindi assolutamente. Hai parlato di estero, come sono stati, Noemi, queste ultime stagioni che hai vissuto lontano dall'Italia? Che esperienze sono state? Ma sono state esperienze bellissime, perché comunque ho vissuto sia pallavolisticamente che nella vita normale, comunque ho conosciuto persone nuove, una cultura diversa. Sono state esperienze positive e torno in Italia con un bagaglio in più sicuramente, perché veramente giocare all'estero ti fa capire tante cose che magari in Italia non riuscivo a percepire. Lo chiedo anche a te, visto che sei una sportiva, com'è stato vivere questo uragano Covid, il fatto che comunque ci si è dovuti fermare, si è vissuto tutto in modo diverso rispetto a prima? È stata dura, perché veramente è stata dura, poi comunque noi sportive lavoriamo tutta la stagione per arrivare per raggiungere degli obiettivi, quindi come campionato, coppe, e vedersi così chiudere tutto senza vincitori è stata veramente dura. In più è stata dura anche stare a casa senza poter uscire. Io ho la fortuna di avere una casa col giardino, quindi sono riuscita a allenarmi anche in giardino e quindi mi sono sempre mantenuta in forma, però manca la pallavolo, manca giocare con la palla, infatti non vedo l'ora di cominciare. Ecco, a proposito di questo, e poi chiudiamo, Noemi, che stagione ti aspetti con Cuneo e quali sono gli obiettivi tuoi personali, ma poi ovviamente anche di squadra? Ma sarà una stagione sicuramente molto particolare, perché comunque il coronavirus ha sicuramente influito molto su molte aziende, su molti sponsor, quindi sarà un anno un po' particolare, ma credo che pian piano riusciremo a ritornare alla normalità, e noi puntiamo a far bene, come ho detto prima, secondo me riusciremo a dar fastidio a tante squadre e saremo un po' la mina vagante in giro del campionato, perché siamo state costruite bene.